saluto a Giuseppe e Luisa, i coniugi uccisi nel loro appartamento a Fano. Sabato scorso i funerali nella chiesa della Santa Famiglia, presenti oltre 200 persone e il sindaco Luca Serfilippi. Non risponde al telefono e scatta l'allarme. Sara Altomeni, 42 anni, è stata trovata morta in casa a San Lazzaro di Fano. Tra le ipotesi, un malore o l'assunzione di sostanze stupefacenti. Incendio sulle colline di Carignano, andato in fiamme 2 ettari di bosco. Pare che l'origine del rogo sia di natura accidentale. Attimi di paura in zona Mare a Pesaro. 50enne scivola sugli scogli e si ferisce la testa. Sul posto l'ambulanza e i vigili del fuoco. 10 anni di attività per la scuola di volo Eagles Aviation Academy, che all'aeroporto di Fano ha festeggiato il traguardo con l'inaugurazione di un'elica pescata in mare e dei locali della nuova clubhouse. 40.000 presenze a Passaggi Festival, che domenica ha chiuso la 12ª edizione. Folla per Roby Facchinetti e Gianluca Grignani, che hanno presentato i loro libri autobiografici, 2 vite dedicate alla musica. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca e con i funerali che si sono svolti sabato mattina nella chiesa della Santa Famiglia Fano 2 di Luisa e Giuseppe, coniugi uccisi nella loro abitazione di via Fanella. La sepoltura non è mai la fine di una storia. Se abbiamo la volontà di redimerci e non giudicare chi ha sbagliato, ha detto il vescovo Andrea Andreozzi, che ha officiato il funerale assieme al parroco Don Vincenzo Solazzi. Nella chiesa più di 200 persone si sono strette attorno alla famiglia. Presenti anche il sindaco Luca Serfilippi e la sua vice Loretta Manocchi. Dopo l'ultimo saluto, le salme sono state trasportate al cimitero centrale per la sepoltura. Verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Sara Altomeni, 42 anni, trovata morta nell'appartamento in cui viveva, in un condominio di via Ambrosini a San Lazzaro di Fano. A dare l'allarme è stata la madre, che l'aveva chiamata al telefono più volte ma senza ricevere risposta. Il corpo senza vita della donna è stato trovato in camera da letto. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, escludono l'omicidio per le circostanze in cui è stato rinvenuto il cadavere, in particolare per l'assenza di segni di violenza sul corpo. In casa però sono state trovate tracce di sostanze stupefacenti e una siringa, indizi che portano gli inquirenti a non escludere né l'ipotesi dell'overdose né quella di un malore, ma saranno gli ulteriori accertamenti a far luce sul decesso della 42enne. Ancora cronaca, un incendio è divampato questa mattina sulle colline di Carignano a Fano, dove sono andati in fiamme circa 2 ettari di bosco. Allertati alle 9.35, i vigili del fuoco sono intervenuti da Fano e Pesaro con 13 persone e 6 mezzi. Da Cingoli invece è arrivato un elicottero della Regione Marche, che servendosi di un bacino idrico in zona San Cesario ha eseguito una decina di lanci. A dare un supporto anche volontari dell'AIB, attività antincendio boschivo della Protezione Civile. I pompieri sono rimasti a lavoro anche nel pomeriggio. Dopo l'ora di pranzo, infatti, a causa del vento si sono riaccesi alcuni focolai. È ancora da accertare inoltre l'origine del rogo. La prima ipotesi è che da una marmitta siano partite delle scintille che avrebbero innescato il fuoco. Nessuno per fortuna è rimasto ferito e nessuna abitazione è rimasta coinvolta. Sabato pomeriggio all'aeroporto di Fano si è svolta una grande festa che ha coinvolto tutti gli appassionati di volo per celebrare i 10 anni della scuola Eagles Aviation Academy. Per l'occasione è stata inaugurata una grande elica pescata dai marinai fanesi a largo di Ancona. È stato un pomeriggio di festa quello svoltosi nella giornata di sabato all'aeroporto Enzo e Walter Romiccioli di Fano. Un grande evento per gli appassionati e l'intera città per celebrare i 10 anni della Eagles Aviation Academy, la scuola che tiene viva la tradizione aeronautica e da cui nascono piloti professionisti, con una missione fondamentale, quella di educare al volo, come ha ricordato il direttore Davide Cecchini. Noi qui addestriamo i ragazzi per un percorso da zero, quindi senza sapere nulla, a ATPL, ovvero effettuare le selezioni in compagnia aerea, quindi addestriamo dei piloti professionisti. Siamo l'unica scuola nelle Marche che facciamo questo, fino al livello, ci sono anche altre scuole però si fermano un po' prima. Noi arriviamo fino al livello ultimo, cioè proprio la selezione, i colloqui in compagnia. La vostra è un'attività che dà lavoro a tanti giovani, ma che fa anche realizzare una passione nello stesso tempo.
è il nostro primo insegnamento, cioè creare la passione e far sì che questi ragazzi riescano appunto a superare le difficoltà che incontrano in questo percorso, perché non sono poche, con ovvero il fuoco della passione che li alimenta sempre di più. Quindi è un crescendo di voler imparare sempre di più, stare sempre di più in aria per ovviamente arrivare poi a quello che diventa la realtà, che è il sogno, no? Quindi sognare di volare e volare anche per una compagnia aerea di un certo tipo, quindi assolutamente sì. Due le inaugurazioni avvenute a seguito della conferenza stampa alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, Massimo Berloni, primo cittadino di Fossombrone, Domenico Carbone, neo sindaco di San Costanzo, e l'onorevole Antonio Baldelli. Oggi colleghiamo anche il binomio tra porto ed aeroporto. Per noi il porto e soprattutto l'aeroporto sono due infrastrutture strategiche per la nostra città. Noi come comune faremo la nostra parte, quindi dando al demanio aeroportuale i terreni, e in cambio diciamo speriamo presto di poter avere non solo una pista ma anche un aeroporto rilanciato, perché una pista in cemento potrebbe finalmente dare quello slancio di cui l'aeroporto ha bisogno, perché dentro l'aeroporto gravitano tante persone, tanti turisti ma anche tanti grandi imprenditori che con una pista in cemento potrebbero avere un collegamento più facile con la nostra città, con le nostre imprese. Alle ore 19 circa il primo taglio del nastro per l'inaugurazione di una particolare installazione che conserva la memoria storica di eventi accaduti in mare, quella realizzata con l'elica appartenuta a un aereo statunitense Boeing B-17 della Seconda Guerra Mondiale, ritrovata nei fondali dell'Adriatico 3 anni fa dai marinai di un peschereccio fanese e donata all'Aero Club. È un'occasione molto interessante, divertente, perché riusciamo a mettere insieme la marineria fanese con l'aviazione fanese. Sono due tradizioni molto importanti. Se la marineria fanese un giorno trova una statua di Lisippo, un altro giorno trova un'elica, la trova in fondo al mare, e noi l'abbiamo recuperata e abbiamo fatto un monumento. Monumento che oggi restituiamo alla città di Fano. A seguire l'inaugurazione dei rinnovati locali Clubhouse e la presentazione della novità di quest'anno, il Vector Festival, l'evento di paracadutismo dell'estate europea che si terrà a Fano dal 2 al 6 luglio. Apriamo anche i nuovi locali della Clubhouse. Importante perché fino ad oggi l'Aero Club non aveva un posto per i soci dove stare. Lo inauguriamo oggi, è ancora un inizio, non è la definitiva Clubhouse, però è un modo per incontrarsi e dove potremo, per esempio, a partire da oggi stare insieme e vedere una partita. I think that we choose Fano. Hanno scelto Fano perché è uno dei posti più belli che hanno visto in Italia e perché sono stati accolti molto bene dallo Skydive Fano e da Livio Piccolo. Quante persone vi aspettate? We're looking to receive... Stanno aspettando circa 400 paracadutisti che arriveranno a Fano, ma arriveranno con le famiglie, quindi sicuramente sarà un migliaio di persone. Cammina sugli scogli, scivola e si ferisce alla testa. È successo ieri sera a Pesaro, dove una cinquantenne è scivolato mentre camminava su alcuni scogli presenti nella zona della Nuova Darsena, alla fine di strada tra i due porti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Potes e i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dagli scogli. Dopo le prime cure sul posto, il cinquantenne è stato trasportato all'ospedale in condizioni stabili. Oggi pomeriggio ha debuttato il Consiglio Comunale di Fano, la prima seduta convocata per le 18.30 ma iniziata poco prima delle ore 19, è iniziata con la surroga dei consiglieri comunali ed è proseguita con la nomina del Presidente del Consiglio, e alla terza votazione è stato eletto Presidente Francesco Cavaliere di Fratelli d'Italia. Vediamo un estratto di quel momento. Questi sono i risultati delle votazioni. Il consigliere Cavaliere ha ottenuto 15 voti, per cui viene proclamato oggi Presidente del Consiglio. Nel telegiornale di domani sera vi mostreremo il servizio che sta realizzando per noi Massimo Foghetti. In consiglio provinciale entra Donatella Paganelli, candidata nel 2021 con la lista a Casa dei Comuni. Prende il posto di Massimo Seri, che dopo le elezioni comunali ha rilasciato le dimissioni da consigliere. La surroga è stata approvata all'unanimità dopo la rinuncia al subentro da parte di Cinzia Ferri, che 3 anni fa aveva riportato il numero maggiore di voti nella lista dopo l'ex sindaco di Fano. Così l'avente diritto, l'attuale sindaca di Montecalvo
Salvo in Foglia, riconfermata la guida del suo comune nella tornata dello scorso giugno, è risultata la prima candidata non eletta. Tuttavia, l'immediata eseguibilità dell'atto non è stata approvata a causa dell'unico voto contrario del consigliere Maurizio Gambini. Si dovranno quindi attendere i 10 giorni dalla pubblicazione perché la convalida produca i suoi effetti. Cambiamo argomento per parlare di ortodonzia digitale, perché nel fine settimana al Teatro della Fortuna di Fano si è svolta la seconda edizione del convegno più importante in Italia, organizzato da due medici fanesi. C'era per noi Cristiana Guerra. 200 medici dentisti provenienti da più di 20 stati diversi e 10 ospiti tra i massimi esperti mondiali di allineatori. Numeri rilevanti per un'importante iniziativa che raduna tutti coloro che fanno parte dello straordinario universo dell'ortodonzia, la branca dell'odontoiatria che si occupa della diagnosi, prevenzione e cura della posizione anomala dell'arcata dentale. Si tratta della seconda edizione di uno dei più grandi congressi a livello nazionale, svoltosi nel fine settimana nel prestigioso Teatro della Fortuna di Fano. Organizzatori dell'evento, due medici fanesi, orgogliosi di aver fatto conoscere la città della Fortuna agli illustri ospiti provenienti da ogni parte del mondo, Federico Migliori e Paolo Francesco Gallo. Le giornate sono andate veramente bene, siamo stanchi ma super soddisfatti. E l'idea è la seconda edizione che proponiamo di questo congresso e questa volta ha una valenza internazionale. Abbiamo più di 20 stati rappresentati e siamo molto contenti, i partecipanti sono contentissimi. Fano ha fatto una gran bella figura con tutti questi stranieri. Qualcuno ha fatto dei viaggi incredibili perché abbiamo colleghi dal Canada, dall'Arabia Saudita. Siamo contenti, siamo stanchi, ma molto contenti per come è andato tutto. Quali sono stati gli argomenti trattati e qual è il vostro obiettivo? Allora, l'argomento, stiamo parlando dell'ortodonzia, cioè della scienza che raddrizza i denti. Il tema del congresso è l'utilizzo delle tecnologie digitali per cercare di migliorare quella che è l'esperienza del paziente durante il trattamento ortodontico e specificatamente parliamo di allineatori, che sono dei nuovi apparecchi ortodontici che ormai sono uno standard qualitativo molto importante. Di fondamentale importanza per migliorare costantemente la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, l'innovazione tecnologica, come ha sottolineato lo specialista Migliori. La sfida ormai degli ultimi anni è sempre quella di migliorare la qualità dei trattamenti ortodontici, sempre in riferimento a quello che è l'esperienza di trattamenti per i pazienti. Quindi questo vuol dire materiali migliori che ogni anno riescono a darci una maggior anche predicibilità, quindi vuol dire dei trattamenti che durano meno tempo, che sono meno invasivi, e questo va tutto a favore appunto dei pazienti che vengono sottoposti a dei trattamenti con allineatori. Per quanto riguarda invece l'uso dell'intelligenza artificiale, che cosa ne pensa? L'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ortodonzia, appunto con allineatori, sta diventando una parte integrante di quello che facciamo. La cosa importante è comprendere che è un aiuto al lavoro che lo specialista in ortodonzia deve fare. Cioè questo ci permette di appunto migliorare la predicibilità, la standardizzazione in certi casi di quello che andiamo a fare, ma soprattutto appena la malocclusione del paziente diventa leggermente più complessa, l'esperienza dell'ortodontista con questo tipo di tecnica, perché in realtà gli allineatori non sono altro che una tecnica ortodontica, diventa fondamentale. Quindi l'intelligenza artificiale va bene, ci può aiutare, fa un lavoro in background sicuramente che ha lo scopo di aiutarci a migliorare, ma ad oggi è un qualcosa che funziona ma soltanto per casi, possiamo dire, situazioni molto semplici. Appena vogliamo di più, l'esperienza, la conoscenza del medico è quella che fa la differenza. Per Piazza Andrea Costa a Fano è stata prevista una soluzione migliorativa per gli operatori con la novità del collegamento tra via Montevecchio e via Arco d'Augusto. Questa mattina il sindaco Ser Filippi, l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari e i tecnici comunali hanno incontrato gli operatori economici e le associazioni di categoria per condividere la strategia che garantisca da un lato la continuità del cantiere e dall'altro l'attività commerciale degli ambulanti. Ilari ha illustrato come la rete di recinzione perimetrale
centrale tra via Montevecchio e via Arco d'Augusto rimarrà nella stessa posizione, evitando di togliere spazio agli ambulanti e quindi di creare disagi. All'ingresso di via Montevecchio, tra il primo e il terzo albero, verrà aperto un varco per permettere ai mezzi di caricare e scaricare in totale autonomia. Inoltre, ha aggiunto Ilari, andremo a collegare via Montevecchio con via Arco d'Augusto, predisponendo un passaggio pedonale che sfrutterà l'accesso a 90 gradi in prossimità della pizzeria McKenzie. Ricollocati anche gli ambulanti che erano stati al centro delle modifiche del cantiere. I quattro operatori che erano vacanti, ha concluso Ilari, hanno già avuto la propria destinazione grazie a un disegno condiviso. E Marco Filippetti, il nuovo presidente dell'Associazione Pesarese Albergatori. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi durante un'assemblea che si è svolta in un noto hotel di Viale Trieste. Marco Lonigro. È Marco Filippetti, il nuovo presidente dell'Associazione Pesarese Albergatori, con Paolo Costantini, ormai ex presidente, che lascia il testimone per nuovi incarichi. Il passaggio di consegne è arrivato nel corso dell'assemblea svoltasi nei giorni scorsi in un noto hotel di Viale Trieste a Pesaro. Marco Filippetti, 41enne, figlio dell'imprenditore Nardo, è stato scelto all'unanimità dal direttivo dell'APA e inizia questa nuova avventura professionale nell'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Tra gli obiettivi del nuovo presidente la destagionalizzazione. L'estate, dice Filippetti, non può terminare il 10 settembre. Sarà importante coinvolgere strutture come la Vitri Frigo Arena e l'Auditorium Scavolini. Il vero neo della Pesaro turistica è la stagionalità, perché ovviamente con 3 mesi di stagione è difficile fare turismo, insomma. Quindi anche il punto che ho toccato sulla destagionalizzazione, cercando di coinvolgere anche altri attori per cercare di fare un turismo annuale, va proprio in quella direzione. Tra i propositi, quello di spingere verso una nuova strategia comunicativa con meno brochure e più impegno su web e social. Sarà importante inoltre la collaborazione con Comune, Regione Marche e Confcommercio per rilanciare il turismo e raccontare meglio e ulteriormente le bellezze del territorio. La comunicazione a livello turistico sta cambiando notevolmente. Ovviamente i social e gli investimenti in web la stanno facendo da padrona, fondamentalmente, quando nel 2024 è difficile ancora pensare, come dicevo prima, che un prezzo barrato possa portare turismo di qualità. Insomma, porta turismo, ma è un turismo non qualitativamente, diciamo, dove vogliamo portare questa città. Insomma. La conferma di un successo, Passaggi Festival ha chiuso la 12ª edizione con una risposta di pubblico che è andata al di là di ogni aspettativa. 40.000 le presenze stimate, molti turisti provenienti da diverse regioni del centro e nord Italia, tantissimi lettori di ogni età, motivati da interessi diversi, tutti partecipi, attenti a una proposta culturale sempre più intensa e variegata. Una partecipazione percepibile semplicemente camminando per le strade di Fano durante i 5 giorni di festival, quando si è parlato ovunque di libri. 190 ospiti, oltre 150 eventi, tutti a ingresso gratuito in ben 12 sedi suddivise tra centro storico e lungomare. L'appuntamento per il 2025 è già fissato. Passaggi Festival sarà dal 25 al 29 giugno e già è cominciata l'attesa. E questa sera, così come nei prossimi giorni, vi faremo ascoltare le interviste che abbiamo realizzato da alcuni ospiti, tra i protagonisti il cantautore e musicista Roby Facchinetti, che ha raccontato la sua vita al pubblico di Piazza 20 Settembre. 80 milioni di dischi venduti, più di 40 album registrati ed oltre 3.000 concerti in quasi tutto il mondo. Roby Facchinetti, all'anagrafe Camillo Ferdinando Facchinetti, ha raccontato sul palco di Piazza 20 Settembre a Fano la sua vita, vissuta e restituita al pubblico nell'autobiografia Che spettacolo è la vita, la mia storia. Pubblicato nella ricorrenza degli 80 anni, festeggiati il 1 maggio 2024. Emozioni, sogni, affetti e carriera. Dalla Valle di Astino alla famiglia costruita con la dorata Giovanna, dai primi amori dell'adolescenza ai tour mondiali, dal rapporto con nonni e genitori all'affetto per Papà Roncalli, dalla gavetta musicale negli anni 60 ai successi con Gli Amici per Sempre, i Pooh. Durante
incontro organizzato da Passaggi Festival, l'artista ha raccontato anche aneddoti, collaborazioni artistiche e il senso dell'amicizia, come quella con Stefano Dorazio. Nel suo libro lei racconta dall'infanzia ai suoi più grandi successi, ma riprendendo alcune parole di un brano di 8 anni fa, Ma che vita la mia, lei dice, parla di un quarto d'ora di gloria. Possiamo dire che però questo quarto d'ora di gloria dura da tutta la vita, qual è il segreto? È un quarto d'ora alla volta, no? Ma il segreto, beh certo, diciamo che l'amore per il proprio lavoro, e poi ho avuto la fortuna veramente di trasformare una grande, grande passione che è diventata poi un mestiere. La musica è la migliore medicina, per cui devo dire che ci sono veramente tante alchimie che mi hanno permesso di arrivare fino ad oggi. E non è finito qui, perché fino a quando ho la fortuna di avere la fantasia, perché per un artista la fantasia è la cosa più importante, no? La fantasia è l'amore per la musica e tutto quello che riesce comunque a regalarmi la musica, e si continuerò a salire sul palco. Ha dei rimpianti musicali? Ad esempio, quando facciamo Sanremo e vincemmo Sanremo con Uomini Soli, non sapevamo che con questo brano potevamo anche vincere, per cui il giorno dopo ci siamo trovati per diritto a fare l'Eurofestival e non eravamo assolutamente preparati, non avevamo neanche il brano, perché all'epoca bisognava portare un inedito, non avevamo il brano inedito e non l'abbiamo potuto fare. Abbiamo lasciato per diritto a Toto Cutugno, che arrivò secondo quell'anno, andò lui e lo vinse. Non finiva mai di ringraziarci, ha proseguito Facchinetti, ma oggi ha detto: se devo pensare a questo grande artista che purtroppo non c'è più, devo dire che questo rimpianto lo sento molto meno, sono convinto che stia facendo musica con Stefano Dorazio. Ci sono stati invece degli incontri che hanno cambiato il vostro percorso? Beh, l'incontro con i Pooh, perché quello sicuramente ha cambiato la mia vita, ha cambiato tutto, perché io ho incontrato i Pooh a aprile del 1966, perché ci siamo trovati a Bologna a suonare nello stesso locale, e quando alla fine della serata mi chiesero se avevo questo piacere, questo voglio, questo desiderio di entrare a suonare con loro, ho capito che era arrivato per me, no, il famoso treno, che su questo treno dovevo assolutamente salirci. Lei però con i Pooh ha girato l'Italia, ha girato il mondo. C'è qualcosa in particolare che ha sacrificato per la musica e per la carriera? Beh, la famiglia, i miei figli, mia moglie, questo sì. Noi, vabbè, lo diciamo sempre, abbiamo veramente, come hai detto, anticipato anche tu, dedicato tutta la nostra vita, e anche a tutt'oggi. Noi fra pochi giorni ripartiamo con la tournée estiva, che è una tournée, sarà una tournée fantastica. Diciamo che i rimpianti anche su questo fronte, nei confronti della famiglia, sì. Io non ho potuto assistere, che ne so, ai miei figli la prima volta che hanno pronunciato la parola papà, piuttosto che il primo giorno di scuola o dell'asilo. In alcuni dei miei figli questo non l'ho potuto fare, e ad oggi posso dire che è una cosa che non ho potuto vivere ed è un rimpianto. A proposito di concerti, vedremo i Pooh anche nel nostro territorio, a Cattolica, Senigallia, per cui intanto buon Passaggi Festival. Grazie. Grazie. Facchinetti, a differenza di altri ospiti, non solo ha rilasciato interviste, ma al termine della conversazione sul palco con il giornalista Claudio Salvi si è fermato per il firmacopie e per le foto con i suoi fans. Musica! E non si è fermato per il firmacopie invece il cantautore Gianluca Grignani, che a Passaggi ha presentato il suo libro scritto a 4 mani con Eugenio Arcidiacono, vice capo redattore a Famiglia Cristiana. Servizio di Esther Muscò. Io vivo pregno di musica, cioè vivo solo per quello. Cioè io, per dirne una, l'ho già detto 1000 volte, io ho pareti dipinte di nero con una vernice speciale, come se fossero delle lavagne sulle quali io scrivo i testi. Uno
L'umo della musica è quella che si percepisce nelle pagine del libro di Gianluca Grignani, intitolato Residui di rock and roll, diario sincero di un artista, presentato nella suggestiva cornice del Pincio di Fano a Passaggi Festival, conclusosi ieri sera. Con la musica è nato, cresciuto e si è salvato, ed è diventato quello che è oggi, Gianluca Grignani. Il libro nasce da un'esigenza di raccontare e di raccontarsi, in completa autenticità, senza fraintendimenti, utilizzando la prima persona nella scrittura. Edito da San Paolo, racconta il viaggio vero di un'anima che vuole mettere ordine e lo fa nella tridimensionalità del libro che parla del passato, del tour in corso che racconta del presente e del disco che uscirà che narrerà del futuro. Sono partiti appunto come il libro da tanti anni, ognuno capita quello che deve capitare, quello che, ecco, così mi ricollego. E sono tre dischi, si chiamano Verde Smeraldo, 1, 2, 3. Il questo che uscirà, che ha dei sottotitoli, e Residui di rock and roll in realtà è il sottotitolo di questo, che è anche il titolo della tournée, è volutamente questo così, è anche il titolo del libro, e una parte del libro è il sottotitolo del primo Verde Smeraldo 1, che parla del mio passato. Poi ci sarà Verde Smeraldo 2, che parlerà del mio presente, e Verde Smeraldo 3 parlerà del mio futuro, che ovviamente sono continuamente in divenire, perché se devo parlare del mio presente, quello che uscirà dopo di questo dovrà essere figlio del presente, quindi ancora scrivo. Però adesso io cosa intendo, ho un'idea. E sono figli di, credo, 7-8 anni di lavoro. Adesso quando scrivo è un dolore fortissimo, però immediato, e non posso starci sotto troppo. Quindi tutto questo quello che ho fatto, quello che sto scrivendo, è figlio di momenti diversi. Perché comunque io non potrei mai tradire me stesso. E quindi neanche voi, mi auguro. Cioè, difficilmente, cioè, la mia qualità, sì, c'è, deriva da dedizione al mio lavoro. Io amo il mio lavoro. Si è definito un padre putativo verso tutti quei figli del disagio e del lamento di oggi, sostenendo che da sempre ha dato il meglio di sé sull'orlo del precipizio. Perché la sincerità paga sempre, anche per una rockstar che durante il talk di presentazione si è rivolto al suo pubblico e ai suoi fans dicendo che era stanco e che andava via, senza rilasciare interviste né fermarsi al firmacopie dei tanti presenti che avevano acquistato il libro. Grignani ancora una volta ci ha lasciato andandosene via con la sua storia tra le dita. Sono state oltre 200 le persone che sabato scorso al Circolo Tennis Fano hanno partecipato all'iniziativa organizzata da Luca Lepri, dalla sua associazione LL Oltre l'Ostacolo, a sostegno dell'attività di Onfalos, Autismo e Famiglie. La risposta è infatti stata importante, non solo in termini di adesione, ma anche di generosità dei tanti presenti. Luca, non vedente dal 2020 per colpa degli effetti di un melanoma, ha riproposto una serie di riflessioni sul tema della disabilità, non senza ricorrere alla sua consueta autoironia, e lasciato nuovamente un messaggio volto a dare valore alle amicizie e agli affetti che diventano fondamentali per affrontare le sfide che la vita riserva ad ognuno di noi. Diverse poi le esibizioni che hanno allietato la serata benefica. E con questa bella notizia noi chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco ci saranno le previsioni del tempo e poi un breve approfondimento con Doro Catalani sull'evento I giorni dell'accolta, quando le arti e le generazioni si incontrano, un evento che si terrà a Fano dal 3 al 7 luglio. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata.